Una crescita che avviene per l'associazione e non solo, ma anche per la città, perché il fatto di questo ricambio generazionale non può che altro far bene all'associazione, ma anche alla città intera. È ovvio che ci sono tante problematiche da affrontare che cerchiamo sempre di portarle avanti. Quest'anno tra l'altro è cresciuto pure il numero dei cavalli e cavalieri, che è sempre una problematica gestirli anche dal punto di vista di sicurezza e quant'altro, perché ovviamente le prescrizioni sono diventate sempre più severe. Cerchiamo di attenerci sia ai regolamenti sanitari ma anche a quelli di, diciamo, siamo stati in riunione al commissariato, anche a quelli di pubblica sicurezza e di sicurezza dei percorsi, ma anche degli stessi cavalli, che ovviamente devono essere pure tutelati, oltre che anche tantissimi visitatori che affollano le strade della città questi giorni. Quindi la nostra, diciamo così, volontà è quella di fare sempre meglio. Spero che, voglio dire, l'intercessione di San Doronzo possa aiutarci ad andare avanti sempre meglio. Con questo faccio un augurio a tutta la città e a tutti i nostri cari amici che hanno scelto in questi giorni di vivere con noi questo momento di festa.